Ragazzotti, Hakuna Matata, ben ritrovati dal vostro Ciccio Gamer 89. Siamo tornati qua in un nuovo video di Marvel Snap. Subito un bel pollicione in su. Mi raccomando, cerchiamo di raggiungere i 1000 mi piace. Lasciate like se non vi dimenticate. Raga, l'ultima conquista è stata abbastanza interessante. Devo dire, mi sono leggermente rimpicciolito rispetto all'ultima volta. Leggo un vostro commento, perché se voi lasciate like al video e commentate, probabilmente con un po' di fortuna vi leggo, ok, in un prossimo video. E Jons Guantaui: ciao Ciccio, non so che c'entra con il video, ma perché non porti Clash of Clans sul canale? Bro, io Clash of Clans l'ho portato sul canale. Il problema è che in questo momento un po' mi annoia, quindi, dato che vi devo portare le cose che a me piacciono, in questo momento non lo sto portando, semplicemente perché un po' m'annoia. Se ci pensate, portare Clash of Clans per me come contenuto è semplicissimo, no? Però un pochino m'ha stufato, sto giocando a tantissimi giochi, quindi attualmente non lo sto portando. E ti dico la verità, non lo sto neanche giocando in questo momento, ok? Quindi io, regà, sapete, io vi dico sempre la verità, è così. Marvel Snap, ragazzi, noi poi abbiamo la pill con Atrix, sarà molto particolare. Tra l'altro, se non erro, questa parte... Allora, che faccio? Passo? Secondo me devo passare, lo sapete? Secondo me devo passare, perché noi ci andiamo a piazzare un collector qua. Dicevo, la della pill sono molto molto curioso. Le mie carte... Allora, se... In realtà in questo momento anche lui è counter. In questo momento. Angela non mi conviene metterla. Sicuramente metto lui e lui. Giusto? Daredevil è molto forte. Mi servirebbe probabilmente mio Mobius, se non erro. Ok... Poteva dirgli meglio a lui. Vabbè, ok, a me potrebbe essere interessante. Tutte le carte vengono spostate di un punto. Avete capito, no? Quindi vado così. Ed eventualmente ha senso piazzare lei, secondo me. E passiamo. Peccato perché io ho collocato tanto sul tutto sinistro. Alto evoluzionario. Peccato, raga, mamma mia, che peccato. Veramente un peccato incredibile sta partita. Mobius non è male, perché io posso spostarmi questo qui. Eventualmente Mobius. Eventualmente... Aspettate, facciamo così, fermi un attimo. Quindi per non perdere niente, lui così. Se ne va lui così, Mobius into Kitty Pride. E secondo me è la giocata più giusta che posso fare, perché anche a me serve che lui non abbia buff. Non ce li ho neanche io, quindi tutti ci blocchiamo. Cioè rimaniamo completamente bloccati e lui è abbastanza counterino, se non erro, no? Perché il mio Loki praticamente non funzionerebbe bene. Tostarella. Peccato perché potevo vincere il biglietto infinito. Così la vedo un pochino difficilina. Rimango comunque con la Prio. Il problema è che, mal che va, mi prendo American Chavez. Quindi devo vedere come va effettivamente questo turno. Sarei più contento forse di pescare Agent. Ah, ok. Quindi... Primo cubo ce lo siamo portati a casa. Forse lui si è fatto un po' di calcoli, ha visto un po' di cosine. A me va bene. Angela sarebbe fortissima. Quindi andiamo sicuramente a piazzarci Kitty Pryde. Sapete che cerco di farvi vedere i miei ragionamenti, quindi taglio il meno possibile. Kitty Pryde su Nebula è fortissima. Quindi lui c'ha un control, se non erro, no? E in realtà è molto più forte questo di Kitty Pryde in questo preciso istante. Perché io mi vado a settare il collector. Questo non è male. Questo non è male assolutamente. Qual è il problema? È che qui Nebula mi va a mangiare e diventa 2.
Nebula mi va a mangiare e diventa 2 in questo momento. Perché la forza delle mie carte non può essere ridotta. Perché anche Jeff qui sarebbe fortissimo. Quindi a sto punto facciamo così. Perché eventualmente ho Jeff che io quando voglio lo prendo e lo sposto qua. Che mi sembra fortissimo, no? Perché mo mi va a 4. Nebula non prende. Io ho ipoteticamente un Jeff che sta farmando come se non ci fosse un domani. Io me ne sto tranquillo. Giusto? Giusto. Giustissimo, anzi. Quindi lui mangia. Posso settarmi lei. O che faccio? Faccio così e faccio così. Che può aver senso? Secondo me sì. Eventualmente mi arriva Loki in mano. Me la posso settare, no? Non è che mi è capitato niente di fantastico. Perché lui pensa che centrale lui se l'è chiusa. Lui ha questo pensiero, giusto? Giusto. Ipoteticamente mi dovrei tirare già qui. Cioè mi dovrei tirare Luke Cage. Ipotizzando. Quindi Luke Cage into Elsa into questo qua. Secondo me non è una giocata completamente errata, no? Mobius Psylocke. Ok. Capite che American Chavez è molto forte. Io qui sto a 6. Che non è niente di che. Questo turno lo potrei perdere. Non mi conviene tirare assolutamente lei. Quindi sicuramente possiamo tirare questo. Perché 6 non è così forte, purtroppo. Che me puoi tirare di gigante? Tu qualcosa di gigante me lo puoi tirare. Io qua vado molto su. E quindi, raga, è un 50-50 in sto momento, no? In questo momento è un 50-50. Perché... è normale che tu snappi. Perché l'ideale sarebbe questo. Questo e Mobius. La rischio. La rischio, raga. Qui vado fortissimo. Pure qua. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Io la rischio. Non me frega niente. Oh, Mirko, mamma mia. Oh, ai, 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 perché io ho detto che mi puoi dire, giusto Hulk, io quel deck là lo conosco molto bene, quello dell'opponent, quello dell'alto evo, no? L'alto evo control. L'ho giocato tantissime volte. Quindi sono contento. Quindi sicuramente Kitty Pryde. Poi dopo facciamo The Collector. Ovviamente dipende se lui vuole giocare Nebula. E con Kitty Pryde, raga, me ci trovo da Dio. In realtà lo sapete che posso pure eventualmente passare e settarmi Angela, che secondo me in base a quello che ci abbiamo diventa abbastanza carina. Ho preferito settarmi Angela. Adesso posso fare. Io adesso posso. Bella sta roccia. Io adesso posso fare sicuramente lui e sicuramente lei. Che secondo me già settarmi. Allora mi serve tantissimo Luke Cage, raga. Luke Cage mi dà una mano gigantropica. Mi dà veramente una mano incredibile. Oh, tesoro mio. Guarda, sarebbe quasi da snapparti. Sarebbe quasi da snapparti. Sai che c'è? Chiude snap. Mamma mia, come l'ho... come l'ho chiamato. Come l'ho chiamato. Perché secondo me ci sta a snappare, raga.
Secondo me lo snap ci sta. Lui me la colla. Bro, non è buono Cyclops. Non è per niente buono Cyclops, bro. Tu ti aspetti chissà che cosa, ma non è proprio buono. Mi dispiace per te, ma in realtà non mi dispiace per niente. In realtà, non mi dispiace per niente. Questo è l'ultimo turno per poter giocare. E facciamo così. Facciamo così che questa prende e si sposta. Mamma mia, qua mi può tirare veramente la merda, raga. Allora, a sto punto, guardate, facciamo così. Facciamo così, io c'ho anche Jeff. Perché me voglio rischiare che mi tira lei, no? Dai, te pare? Non possibile, siamo già fortissimi là. È vero, perché ho pescato e mi può tirare qualsiasi cosa, tra l'altro. Quindi la roccia potevo anche evitarla. A me non mi pare una cosa così brutta, eh? Promesso. Guarda che se mi viene il Jeff. Enchantress. Guarda che se mi viene il professore, poi mi viene da ridere a me. American Travis. Non mi è arrivato lui. Lui può spostarsi inutilmente. E lui più 2 di forza ogni carta che ha in mano il... Sapete che eventualmente io avrei passato? Vi dico la verità. Avrei passato. Oh, let's go! Così vi voglio! Belli calienti, ma quindi abbiamo preso il biglietto dell'infinito. Così, cioè abbiamo preso il biglietto dell'infinito. Ah, sì, let's go! Let's go! Sono troppo contento. Perché a me fa ridere alcuni di voi, no? Ma non voi. Mi fanno, certo che sei peggiorato tanto, non ci stai a capire più niente. E no, è che io sto provando deck strani che non ho mai giocato. Regà, ma i miei deck sono capaci di giocarli. Madonna, oh. No, io sono contento invece di come sto giocando. Sono molto molto contento e mi piace. E è una bella soddisfazione beccarsi il biglietto dell'infinito nella prima conquista che ho fatto. Perché è sempre la prima, raga, non è che ne ho fatte altre. Quindi sono molto molto contento. E dai, è così. Andiamo a vedere al negozio. Anche perché Iron Man me lo vorrei prendere, raga. Variante misteriosa. Oh, che botta di culo. Ma sì, cambiamola, giusto per. Anche se c'è quella di Venom, che è bellissima. Biglietto argento, che fai? Non te lo prendi, per forza. 150 crediti. Tanto, raga, sta roba la devo prendere tutta. Ho un biglietto d'oro che può essere abbastanza utile, ma sinceramente prendo 75 potenziamenti Iron Man. Bene così, ma quanto minchia, sono contento. Signori, vi voglio bene. Ma questo io l'ho fatto, i drop di Twitch. L'ho fatti, però non me li ha dati, sapete? I drop di Twitch io l'ho fatti, li ho riscattati, ma non me li ha dati, non so perché. Vabbè. Raga, andiamo a vedere insieme qua, ma prima che mi dimentico. Mamma mia, come sono contento di questa partita. Bellissimo, vai. E vai. Perfetto. Così, così. Ci prendiamo 100 d'oro. Ci prendiamo la variante di Blade, che è bellissima. E ci prendiamo i 200 crediti. Signori, vi voglio un sacco di bene. Ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao ragazzi e ciao ragazze.